In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Il ricco e pulone non prende consapevolezza della realtà. E potremmo aggiungere: come in terra così in cielo. In terra non si accorge del povero Lazzaro e in cielo, o comunque nell'aldilà, visto che di azzurro ne vedrà poco l'inferno, il riccone continua a considerare Lazzaro come un servo perpetuo, uno che deve sempre sottostare. «Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua», come se nulla fosse. Si rivolge ad Abramo con grande rispetto, e questo denota una certa religiosità, ma continua a comportarsi con atteggiamenti denigratori e svalutanti verso il povero. Ancora non comprende che lui è negli inferi, tra i tormenti, e Lazzaro invece in paradiso. Non è ad Abramo che deve chiedere pietà, ma a Lazzaro, al povero che non ha mai guardato in terra, che non ha mai salutato, della cui condizione miserevole e sofferente non si è mai accorto, preso com'era dai suoi lauti banchetti. È l'atteggiamento del superficiale, del frivolo, dell'irriflessivo, di chi è pieno al punto di non vedere più nulla fuori di sé. «L'uomo nella prosperità non comprende», recita il Salmo 48. Ma il ricco e pulone continua a non comprendere, anche quando la situazione è evidente.